Una produzione di Michele Scarpellini. Presenta un'avventura oltreoceano. In collaborazione con Jennifer e come ospite speciale Max. All'esplorazione di due città americane, Richmond e New York City. E in questo video ti mostrerò la nostra avventura nella Grande Mela. Una volta atterrati all'aeroporto JFK di New York, abbiamo raggiunto il nostro ostello Williamsburg, un piccolo quartiere hipster di Brooklyn. Quasi ogni mattina, prima di iniziare la nostra esplorazione, facevamo colazione in un piccolo bar locale, l'Atlas Café, famoso per i suoi gustosissimi bagels. Panini ricoperti di semi, simili a ciambelle salate, possono essere gustati caldi con un po' di burro, oppure farcirli con ingredienti dolci o salati, a seconda dei gusti. Finita la colazione, ci dirigevamo verso la fermata di Mercy Avenue per raggiungere l'isola di Manhattan utilizzando la metropolitana che collega i due quartieri attraverso il ponte di Williamsburg. Durante il nostro soggiorno abbiamo utilizzato spesso questo mezzo di trasporto che i newyorkesi chiamano subway per muoverci da un punto all'altro di New York City, poiché è il modo più semplice e veloce per spostarsi attraverso la fitta rete di snodi. Per me, Max, è stata la nostra prima volta all'interno della Grande Mela, perciò abbiamo deciso di organizzare le giornate a disposizione come dei veri turisti, visitando le principali attrazioni e fotografando i palazzi, i quartieri, i ponti e tutto ciò che rende New York City una delle città più visitate al mondo ed avere così una visuale a 360 gradi della città. Oltre a tutto questo, siamo stati molto fortunati e abbiamo avuto la possibilità di partecipare ad alcuni eventi ed attività speciali, come la visita alle catacombe della St. Patrick Cathedral, aver partecipato alla parata per i festeggiamenti della cultura domenicana e aver fatto un bagno sulla spiaggia di Coney Island. A veces me preguntan que si soy peluquero, porque siempre ando activo con mi moña. Yo voy a inventar mi parte de la parada. Yo parezco peluquero, porque estamos en mi Dios.
sono tan sofocato. Annualmente a Manhattan, durante il periodo estivo, viene festeggiata la festa della cultura domenicana e grazie ai parenti di Jennifer abbiamo avuto la possibilità non solo di vedere la parata, ma di partecipare come crew a fianco dei carri. La parata si svolge lungo la 6th Avenue, nel centro di Midtown, e si prolunga per circa un miglio. Una sfilata tra carri, musica e gente orgogliosa di festeggiare e ricordare le proprie radici in una delle città più multietniche del mondo. Verso sera, dopo esserci rinfrescati ed aver indossato qualcosa di elegante, siamo stati invitati a partecipare ad una festa domenicana privata su uno yacht, dove abbiamo passato la serata tra divertimento, buon cibo e tanta musica latinoamericana. Grazie a questa fantastica esperienza abbiamo potuto ammirare il tramonto alle spalle di Lady Liberty e rimanere incantati dal calare della notte sulla Grande Mela. Nonostante New York City sia riconosciuta in tutto il mondo per il suo famosissimo skyline e i suoi enormi grattacieli, la città non è fatta solo di calcestruzzo e vetro. L'area green più famosa della metropoli è il fantastico parco rettangolare posto nel cuore di Manhattan, ovvero il famosissimo Central Park. Dove è possibile svolgere tantissime attività. Dalle visite nei diversi punti panoramici del parco alle passeggiate tra i sentieri. Tra le varie attività da poter svolgere al suo interno è possibile ascoltare la musica realizzata da diversi artisti di strada. Fare il bagno in piscina, visitare il famosissimo zoo anonimo al parco, affittare e godersi un piccolo viaggio in carrozza trainata da cavalli o noleggiare barche a remi e biciclette. Un altro importante punto di interesse unico e green è la ex ferrovia sospesa nel quartiere di Chelsea, l'High Line. I vecchi binari sono stati trasformati in una zona pedonale sospesa e ricoperta con diverse tipologie di piante e fiori, diventando così una delle zone più frequentate dai newyorkesi per fare una piacevole passeggiata lontani dal traffico della città. Invece, se si preferisce qualcosa di meno turistico, si può prendere la funicolare verso la Roosevelt Island, una piccola oasi verde unica nel suo genere, a fianco di una super metropoli. In ogni caso, all'interno di New York City sono nascoste tantissime zone verdi dove è possibile rilassarsi, prendere uno snack e godersi una pausa al meglio. Della contessa Bazzi di Imale, è distinguibile perché
primi tratti sono molto confusi. Avevamo avuto 6-7 litri di whisky prima di dipingere questo ritratto. Ed era lì lì. È stato uno degli ultimi ritratti perché poi è morto di overdose di alcol. Questa è una mamma che stira i pantaloncini da calcio sporchi ogni volta. Ogni giorno. Un po' da riordinare, mi piace, è ancora un po' da letteratura. Questa è l'Italia. La particolarità di questo quadro è che il vetro è molto più in fuori di quello che pensi, perché mi sono appena preso una botta qua, tentando di indicare. Questo credo sia l'Atlantico, no? Atlantico? Questa è l'Italia. È il paese bossi. Questa è l'Africa. Yeah. Giappone qua. I paesi bassi che vengono sterminati dall'acqua. Si può parlare, questo dipinto è stato fatto nella città di Lille, di Rovigo, che attualmente si trova in Belgio, ma un tempo era uno stato fatto, era un suo stato. È stato molto vario, si parlava diverse lingue, facente parte del Sacro Romano Impero. Le cose sono tutte vere, tra l'altro. La cosa meno interessante è che... Avevo un dipinto simile all'asilo, l'ho fatto. Mi ricordo che facevo le mani e i piedi e facevo così perché non avevo tanta voglia. Neanche di più, cioè tre, è molto sprecato, è al di là del mio, della mia comprensione. Proprio roba da far tremare le mani. Questa è una tempesta, vedi la schiuma dell'oceano, com'è che fa?